Pace e bene a tutti. Catechesi, seguendo la liturgia del giorno. Tempo ordinario, dodicesima settimana nell'anno dispari, sabato, giorno di Maria, carissima la nostra mamma, Maria di Nazareth. Quante volte, anche durante le confessioni o dialogando con persone buone, quando esse hanno sentito il bisogno di comunicare qualcosa di molto bello, fino allora nascosto, hanno parlato di Maria e magari di come abbia loro parlato, confortato, dato segni, guarigioni, la madre. Nel giorno di Maria, in tutti i giorni, ormai i giorni di Gesù e di Maria stanno insieme. Il Signore si apparve, apparve quella volta ad Abramo, alle querce di Mamre. Sembravano degli angeli, ma Abramo, appena si accorse della loro presenza, capì che c'era la presenza di Dio. Nell'Antico Testamento spesso la presenza degli angeli indica la presenza stessa di Dio. E Abramo si prostra e Abramo esorta a questi tre personaggi di restare presso la sua tenda. Avrebbe procurato qualcosa da bere, da mangiare, avrebbe lavato i piedi e poi corre da Sara mentre loro attendono, perché tutto sia predisposto e magari quel vitello così perché sia per loro abbondanza di nutrimento. Abramo, così ricco di armenti, vuole far festa, è passato, sta passando il Signore. E Dio attende, lo guarda, lo benedice. Benedice Abramo nella sua discendenza, benedice Sara nella discendenza insieme con Abramo, il loro seme, il seme nel corpo di Abramo, il seme nel corpo della sua sposa Sara, saranno fecondi, da loro nasceranno dei re, saranno benedetti tutti i popoli. Dio è vita e Dio benedice le generazioni. Maria ricorderà questo dono particolare della vita ad Abramo e alla sua discendenza. Maria stessa è discendenza di Abramo, nel suo sangue virginale c'è il sangue da Adamo ed Eva, da Abramo in poi, da Mosè in poi, dai profeti in poi. Maria è un riassunto di vita, di trasmissione di vita. Anche se lei è vergine, donerà un sangue purissimo al Figlio di Dio come nido privilegiato, immacolato, che Dio stesso il Padre ha voluto con lei offrire al Figlio di Dio nell'incarnazione. E il Verbo si è fatto carne in lei. Dove giunge Dio con le sue apparizioni, ma sempre ci sono doni di vita. Ogni volta che l'uomo si congiunge alla sua donna, c'è dono di vita, dono di presenza allora del Signore che è all'origine della vita. Non dobbiamo allontanarci da questa verità che in ogni amore umano benedetto tra l'uomo e la donna ci sia la stessa presenza efficace, divina, di vita, l'anima viene creata direttamente da Dio, mentre l'uomo e la donna danno il dono della procreazione con il loro seme benedetto, seme dell'uomo, seme della donna, seme di Abramo, seme di Sara. Tutti e due rideranno di questa impresa di Dio che per loro sembra impossibile, ma nella loro fede ancora credono e
Isacco sarà proprio il figlio del sorriso, del ridere, perché Abramo sorride e Sara sorride, anche se viene ripresa dal Signore. Tu hai riso, e lei, un po' bugiardella, dice: no, non ho riso. Ma poi, dopo un anno, avrà in braccio un bambino concepito insieme al suo sposo Abramo. Anche quando Gesù, e siamo nel Vangelo, entrerà nella casa di Pietro, porterà la vita, toccherà la mano di questa donna, la suocera di Pietro, e lei subito si alza e si pone a servirlo. Gesù, in quel giorno, dopo aver anche visitato con la sua parola potente il figlio, o meglio il servo del centurione, che ha detto: non sono degno che tu, Signore, entri nella mia casa. Ma il Signore entra con la sua parola e gli dice: va, il tuo servo è guarito, sia fatto secondo quello che tu hai creduto, la fede. Gesù si rende presente attraverso la nostra fede. Così quel giorno, o meglio quella sera, quando tutta la città di Cafarno si riunirà davanti alla casa di Pietro per ascoltare Gesù, per ricevere guarigione da Gesù, perfino i demoni verranno cacciati. Gesù è vita, e là dove c'è la morte, il demonio deve essere sconfitto. Maria continua questa opera della vita, è madre della vita, madre di Gesù, e quindi la sua posizione vocazionale nella Chiesa sarà sempre quella di continuare l'opera di salvezza di Gesù, non come sorgente lei, ma avendo in sé la sorgente nel suo giardino, il grembo suo immacolato. C'è irradiazione di vita dal suo grembo, è venuta a noi la salvezza, la vita, la luce eterna. Gesù, Vergine Madre, che cammini in mezzo a noi come dimora di Dio, come ostensorio vivente, benedici i tuoi figli con il figlio tuo divino. Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria, e il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo come benedizione, insieme alla benedizione della Madre, sia su tutti noi, sull'universo intero, splendore di grazia dopo il sì sponsale di Maria alla famiglia eterna di Dio. Pace e bene a tutti.